Bene Giovanni, allora cambiamo argomento. Intanto saluto il segretario generale FIM CISL Ferdinando Uliano che è in collegamento con noi. Bentrovato. Buongiorno a voi. Ieri c'è stato un vertice, ieri 5 di agosto, al Mimit su auto e siderurgia, soprattutto i nostri, diciamo, campi di interesse sono soprattutto ex Ilva, in quanto a territorialità, Puglia e Basilicata, ex Ilva e Stellantis. Quali sono stati gli aggiornamenti principali su ex Ilva e Stellantis? So sicuramente che per quanto riguarda ex Ilva si è parlato del bando internazionale su cui si sta puntando su decarbonizzazione e presenza dello Stato, è così? Diciamo di aggiornamenti non ne abbiamo perché l'impostazione della riunione da parte del ministro Urso è stata quella di far conoscere alle parti sociali l'intenzione di presentare un piano industriale 2025-2030, lo presenterà a settembre, aprirà un'interlocuzione con le parti sociali entro la fine dell'anno vuole licenziare questo piano che dovrebbe rappresentare un piano di sviluppo dell'industria nel nostro paese. Diciamo che siamo stati più noi a incalzarlo rispetto alle questioni Ilva, le questioni della siderurgia, le questioni legate all'auto, perché noi ci aspettavamo comunque un incontro, essendo con le organizzazioni sindacali, più di strategia rispetto agli impegni e alle questioni che erano aperte. Noi venivamo comunque da un incontro da Palazzo Chigi svolto la settimana scorsa per quanto riguarda la questione Ilva, quindi non eravamo in asciutto di notizie. Però è chiaro che da Palazzo Chigi a oggi si era presentata la questione del bando che non ha visto il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, quindi non abbiamo mancato di critiche al ministro rispetto al fatto che non c'è stato un piano di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali rispetto al bando di vendita di Ilva. Ci siamo tenuti però a esprimere in maniera chiara che siamo contrari a operazioni spezzatino, così le abbiamo chiamate, cioè per noi l'operazione di vendita di Ilva deve rappresentare tutto il perimetro e quindi non un'opzione, ma un elemento di garanzia. E dall'altra abbiamo posto con enfasi la necessità sul tema dell'industrializzazione completa, quindi un piano industriale che valuti le offerte che vengono messe in cantiere, soprattutto sull'interezza complessiva della siderurgia da preservare da Taranto e dagli altri stabilimenti d'Italia e con un focus fondamentale rispetto all'aspetto occupazionale. È chiaro che non abbiamo mandato a dire ad Urso il fatto che se si parla di decarbonizzazione nel bando, visti i privati che stanno girando, dando attenzione e interesse al tema Ilva, il piano di decarbonizzazione dovrebbe prevedere dal nostro punto di vista anche un segnale importante da parte dello Stato, perché il rischio è che i privati non ce la fanno da solo rispetto alla mole di investimenti che servono per rilanciare lo stabilimento tarantino e gli stabilimenti del gruppo ex Ilva in Italia a partire da Genova, da Novi Ligure. C'è poi tutto il tema dell'auto, noi abbiamo un incontro settimana prossima, scusi, nei prossimi giorni, e domani, il 7 di agosto, un incontro che deve fare il punto sul tavolo dell'auto, è l'unico tavolo dove si è parlato e si è discusso di politiche industriali che vanno nella direzione di rilanciare il settore. Ma noi abbiamo fatto un grosso lavoro di elaborazione, ma ora è la prova del 9, bisogna mettere risorse, bisogna rispondere concretamente a quegli impegni che abbiamo sviluppato, bisogna chiedere a Stellantis gli elementi di garanzia che in parte ha già evidenziato, bisogna trovare delle rassicurazioni per quanto riguarda gli investimenti importanti come la Gigafactory, che ha avuto una situazione di temporeggiamento da parte del gruppo, ma sono tutte situazioni che devono essere chiarite nell'incontro del 7 di agosto. Incontro del 7 di agosto, infatti, insomma, tra 24 ore si sarà di nuovo lì a discutere. Ritornando per un attimo su ex Ilva, che cosa intende quando parla di operazioni spezzatino, no operazioni spezzatino?
Nel bando c'è in pratica la volontà da parte dei commissari di mettere in vendita, diciamo, l'unitarietà complessiva del complesso industriale, quindi tutto il perimetro Ilva. Però si riserva anche il fatto di valutare, qualora non ci fossero offerte in quella direzione, di vendere anche rami d'azienda. Noi abbiamo detto che questa è una situazione che impoverirebbe e metterebbe in pericolo la tenuta complessiva, non solo occupazionale, ma anche industriale, di questa importante realtà siderurgica. E quindi abbiamo ribadito che il ruolo dello Stato deve essere un ruolo attivo, non deve essere solo un ruolo che verifica gli aspetti, diciamo così, di coerenza della presentazione del bando dell'assegnazione, ma curi sia l'aspetto di aggregare i vari soggetti privati, ma nello stesso tempo, siccome noi riteniamo che ci debba essere anche un ruolo attivo da parte dello Stato, abbia un ruolo attivo nel favorire la presentazione di una proposta unitaria rispetto alla vendita dello stabilimento, perché il pericolo che noi vediamo, soprattutto a parte di alcuni soggetti che si sono presentati al tavolo, che c'è la volontà magari di comprare qualche tubificio, ma non di rilevare complessivamente il patrimonio industriale di Ilva con tutti i propri dipendenti.